intanto saluto Gianmarco Centinaio, peraltro ex ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali con delega al turismo, oggi capo del Dipartimento Turismo della Lega. Centinaio, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Allora, che dire? Io ho detto che la polemica non è tanto per la decisione, per quanto possa essere sofferta, ma per le tempistiche. Ci risiamo ancora una volta? Sì, non è tanto per la decisione, in quanto è logico che, come abbiamo detto in più di un'occasione, sulla salute, con la salute non si scherza, anche se la decisione è contestata dagli operatori del settore, in particolar modo dagli operatori della montagna, proprio perché diciamo che erano state messe in atto e sono state proposte anche al Ministro Speranza delle idee per evitare gli assembramenti sulle piste da sci. La cosa che lascia perplessi è che forse il Ministro Speranza non ha capito che il governo è cambiato e quindi le metodologie di lavoro che potevano andare di moda durante il Conte 2, cioè quella di avvisare gli operatori economici a meno di 24 ore dalle non riaperture o dalle chiusure, con questo governo noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Draghi di non ripetere gli errori del passato. Il discorso che abbiamo fatto in più di un'occasione è non si può pensare, ripeto, a meno di 24 ore dall'apertura degli impianti sciistici di uscire con un decreto che impedisce le aperture. Dicendo che cosa? Dicendo che verranno posticipate al 5 marzo. Sappiamo tutti benissimo che il 5 marzo la stagione sciistica sarà terminata o comunque sarà alle battute finali e di conseguenza vuol dire aver abbastanza ammazzato il settore. Dico abbastanza ammazzato anche perché io nella giornata di ieri sera mi sono confrontato con alcuni operatori turistici lombardi, in particolar modo per esempio nella zona di Livigno, ci sono operatori che stanno ancora aspettando i ristori di marzo, cioè i ristori di un anno fa, e quindi la Certo. gente non si fida più. Sì, perché poi anche qui cioè, sarei arrivata tra un attimo, sono assolutamente due aspetti della stessa medaglia. Speranza ha rassicurato subito, ha detto arriveranno i ristori, anche se poi, e così almeno colleghiamo le due notizie, io come ho fatto spesso con diversi settori, avevo proprio parlato dell'attività, come dire, sciistiche, peraltro sto leggendo che hanno ribadito, cioè, le varie associazioni, in particolar modo l'Associazione Nazionale dei Recensi Funiviari, come la stagione ormai sia comunque finita, quindi sarebbe stato giusto un modo per tirare un po' il fiato, no? Dopo una stagione che ovviamente è stata completamente penalizzata dall'emergenza sanitaria. Però dicevo, ho parlato anche spesso con esponenti di questi settori e mi avevano detto ai tempi, perché ci eravamo sentiti a dicembre, guardi, se dovesse riaprire tutto a gennaio, forse riusciremmo a recuperare solo le perdite, quindi senza nessun guadagno. Se solo si riaprisse più avanti, insomma, il disastro sarebbe completo. Figuriamoci adesso a marzo, cosa. Poi non so, Centinaio, magari arriverà una nevicata totale e recupereranno in un weekend quello che hanno perduto, ma insomma, a marzo solitamente non si va a sciare, anzi, si comincia forse ad andare in spiaggia, no? Adesso ho fatto una battuta, ma una battuta amara, quindi insomma, possiamo dire ciao per quest'anno a queste attività, di conseguenza anche a tutto l'indotto del turismo, naturalmente. Ma assolutamente sì, anche perché è una battuta, ma è la verità. Nello scorso weekend, il weekend che è appena finito, in Liguria, la Liguria, le spiagge della Liguria erano piene di cittadini, per esempio nella zona di Arma di Taggia e Sanremo, erano piene di cittadini francesi che erano in Liguria a prendere il sole. Di conseguenza vuol dire che la stagione ormai sciistica e della montagna sta volgendo il termine. Quello che dispiace di più è che nel mese di mese di novembre le regioni alpine avevano contattato l'allora presidente del Consiglio Conte e il ministro Speranza proponendo dei protocolli di sicurezza per quanto riguardava i flussi sulle piste da sci. Non vennero tenuti in considerazione, si disse che bisognava aspettare, si è aspettato Natale, si è aspettato Capodanno, si è aspettata la Befana, ci sono le vacanze di Carnevale.
tanti cittadini italiani e stranieri avevano già prenotato gli alberghi dalla giornata di oggi in poi, e niente, questa chiusura praticamente è una mazzata per un settore che quest'anno, diciamo che per questa stagione purtroppo deve dichiarare la chiusura, ma in modo pesante. Certo. Sappiamo anche benissimo che la montagna ha un equilibrio molto fragile, legato anche all'abbandono della montagna da parte dei giovani, eccetera. E quindi il fatto di togliere posti di lavoro in realtà come queste vuol dire anche un problema sociale. Chiudere gli impianti a meno di 24 ore, cioè impedire la riapertura degli impianti a meno di 24 ore. Pensate voi quanti, tutti gli imprenditori del settore che avevano già fatto le assunzioni, che avevano già comprato i ristoranti e gli alberghi, che avevano già comprato le materie prime per i ristori. Pensate tutto quello che vuol dire far partire delle attività turistiche. In questo momento il pensiero di dover buttar via tutto e di dover licenziare le persone fa venire lacrime agli occhi a tanti imprenditori. Certo, quindi in questo momento la sua posizione, la vostra posizione qual è? State chiedendo che, non, insomma, cosa state chiedendo? Me lo dica lei, Centinaio. Beh, la posizione è quella di rivedere sicuramente la decisione del ministro, sicuramente, e a questo punto quello che hanno chiesto il ministro Giorgetti e il ministro Garavaglia è quello di mettere delle cifre importanti, ma che vengano erogate immediatamente, perché se i tempi di erogazione sono quelli del governo Conte, cioè più di un anno, praticamente un anno, io mi chiedo tra un anno che cosa rimarrà degli imprenditori turistici legati appunto al settore turistico montano. Guardi Centinaio, approfitto di questo messaggio che è arrivato per chiederle un'ultima cosa, indipendentemente poi da questo problema degli impianti sciistici. Un amico dice, beh, adesso siete al governo, quindi avete dato l'ok al governo Draghi, però non trovate scuse per smarcarvi. Ora, chiaramente è provocatorio il nostro telespettatore, le chiedo di rispondere, però le chiedo io anche cosa appunto potrebbe cambiare nell'immediato, perché poi questo governo nasce dalla volontà, no, di cambiare le cose, insomma, che soprattutto per voi, visto che prima eravate all'opposizione, non funzionavano. Ecco, quindi un po' uniamo le due considerazioni. Ma assolutamente nessuno si smarca, però decisioni come queste, è vero che siamo al governo, è altrettanto vero che decisioni come queste, che sono fuori da ogni logica e soprattutto non condivise, è normale che chi è entrato in questo governo come noi, e quindi rispondo alla seconda parte della domanda, come noi, perché vuole cambiare le cose, vuole cambiare anche l'approccio ai cittadini, non può permettere, non può accettare che vengano prese decisioni di questo tipo. Che cosa cambierà? Quello che dicevo anche nelle domande precedenti, sicuramente un approccio diverso ai cittadini e quindi una maggior correttezza nei confronti delle categorie, questo è quello che chiediamo e che vogliamo portare avanti all'interno del governo, e una maggior velocità nell'erogazione di tutto quello che spetta a tutti coloro che negli scorsi mesi sono stati obbligati a chiudere. Okay. E quindi l'obiettivo che abbiamo è quello di lavorare in sinergia con tutte le altre forze politiche, con il presidente Draghi, per far sì che la politica sia un mezzo per i cittadini per poter uscire da questa situazione il più velocemente possibile. Se non ci dovessimo riuscire, vuol dire che è una nostra sconfitta. Beh sì, anche perché adesso ovviamente questo governo è monitorato proprio per la presenza di diverse anime, no? Riuscirete a mettere gli animi in pace per tutti? Perché insomma sarà una bella sfida questa, però arriva in un momento davvero talmente cruciale che non si può sbagliare, cioè lo dico da esterna, perché poi insomma chiaramente un conto è governare, un conto è guardare, mi rendo conto, però non si può sbagliare, Centinaio, lei è consapevole? Assolutamente sì, che non si può sbagliare, siamo consapevoli e proprio per questo siamo entrati, perché riteniamo che con il presidente Draghi le cose possano cambiare.
È normale che nessuno è perfetto e di conseguenza degli errori si possono fare e sicuramente verranno fatti. È normale che rispetto al passato la cosa che vogliamo, diciamo, il messaggio che vogliamo lanciare anche agli alleati di governo è che se si fanno degli errori e se ci dovessimo rendere conto che sono stati fatti degli errori, cambiare il più velocemente possibile ripeto, per aiutare i cittadini. Questo è il nostro obiettivo. È indubbio che una maggioranza così ampia, politicamente parlando, poi è difficile da gestire, però sta a noi avere l'intelligenza e anche un po' l'intelligenza politica per poter fare un passettino indietro nei nostri dogmi e nei nostri cavalli di battaglia per portare avanti quello che è il bene comune. Grazie Gianmarco Centinaio, capo dipartimento del turismo della Lega. Grazie per essere stato con noi. A presto sulle fonti TV. Grazie a voi.